Finanza.com è la Salone del Risparmio 2015 con Francesco Conforti, presidente di Advanced Financial. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Avete appena terminato una conferenza sui mercati di frontiera. Ci puoi dire cosa è emerso? Sì, la nostra azienda Advanced Financial, di cui io sono presidente, ha ritenuto opportuno, e non è il primo anno che lo fa, essere qui al mercato, io lo chiamo mercato del Salone del Denaro, per presentare secondo noi quelle che sono le opportunità di nicchia, perché Advantage Financial è un'azienda di nicchia, siamo qualcosa per qualcuno, non tutto per tutti. Abbiamo parlato dei mercati di frontiera perché secondo noi è lì dove c'è la crescita, è lì dove arrivano gli eccessi di liquidità, circa 8 miliardi di investimento nel 2014, 1 miliardo e 4 nel 2015, ed è lì che si stanno creando tante situazioni che sono importanti anche da detenere in un portafoglio diversificato. Siamo qui perché pensiamo di voler fare una quotazione sul mercato, sulla borsa italiana del nostro fondo Frontier, che si chiama Advantage Absolute Return Frontier and Emerging Market. Oltre che nel mercato milanese, dove pensiamo di voler fare una domanda per applicazione, lo comunque quoteremo anche nella borsa di Lussemburgo. Seguirà tutte quelle che sono le opportunità di nicchia, è un fondo che non supererà una grandezza di 50-75 milioni di euro, diciamo, nei prossimi 24 mesi, in quanto più grande di questo diventa difficile gestire anche la liquidità in questi mercati. Ecco Francesco, ti rubo ancora un minuto. Dal salone qui stanno emergendo che numerose SGR stanno dimostrando un forte interesse per quotare i loro prodotti a Piazza Affari. Cosa ci puoi dire di questo? Beh, io non so se c'è un interesse, ma è un modo molto... la definizione tra un fondo e un ETF è uguale. Gli ETF sono dei fondi che hanno una gestione passiva. I fondi che si vengono a quotare hanno gestione attiva, però è un modo distributivo per evincere una serie di contrattualità e per avere più immediatezza nel trattare le quote stesse, visto che il modo di trattare i fondi in Italia è abbastanza farraginoso, con tutta una serie di costi che sono costi abbastanza strutturalmente importanti. Quindi si sta creando uno snellimento del processo distributivo anche in funzione di un modello di business che sta cambiando, che va dalla distribuzione alla consulenza. Francesco, ti ringrazio moltissimo, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a voi e un grande successo qui al Salone del Risparmio. Grazie.